Carissimi amici di Santina, buona domenica a tutti. Con l'aiuto della Sacra Scrittura cercheremo di vivere bene questa domenica che è la 34esima domenica del tempo ordinario, la festa di Cristo Re. Come sempre prendiamo appunto spunto nelle nostre meditazioni dal mio libro Nel cuore delle Scritture. Ascoltiamo la riflessione proposta per questa domenica. La domenica di Cristo Re. Cristo Re al vaglio dell'amore. Se analizziamo le attese che l'uomo contemporaneo ha nei confronti del sacerdote, si vedrà che nel fondo c'è in lui una sola grande attesa. Egli ha sete di Cristo. Il resto, ciò che serve sul piano economico, sociale, politico, lo può chiedere a tanti altri. Al sacerdote chiede Cristo e da lui ha diritto di attenderselo innanzitutto mediante l'annunzio della parola. I presbiteri, insegna il Concilio, hanno come primo dovere quello di annunciare a tutti il Vangelo di Dio. Queste parole sono di San Giovanni Paolo II in un libro del 1996 dal titolo Le attese profonde dell'uomo, nel cinquantesimo del mio sacerdozio, dono e mistero. In quest'ultima domenica dell'anno liturgico, la Chiesa ci fa celebrare la solennità di Cristo, Re dell'Universo. Questa ricorrenza potrebbe anche avere un altro nome. Si potrebbe chiamare la festa di un universo servo, schiavo di Gesù. Tutto l'universo ha un unico Signore e Padrone, ed è Cristo. Nell'universo e gli uomini, come ci dice Giovanni Paolo II nel libro scritto da lui in occasione del suo cinquantesimo di ordinazione sacerdotale, hanno una profonda sete, quella di Cristo. Talvolta questa sete, così importante, viene soddisfatta dall'umanità non con l'acqua fresca del Signore Gesù, ma con tante altre bevande inebrianti che si chiamano denaro, potere, successo, carriera. Queste bevande non solo non tolgono la sete, ma drogano l'uomo di oggi, rendendolo incapace di arrivare alla sorgente. Le parole del Salmo responsoriale che oggi viene proclamato sono molto chiare a riguardo. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Le tragedie che oggi esistono nel mondo ci parlano di un mondo disperato. Il grande problema della fame nel mondo, il grande genocidio perpetrato in diverse parti del mondo, la delinquenza che diventa regola di vita, non possono che farci guardare all'umanità con sguardo compassionevole e pieno di affetto. Povero uomo, un uomo tormentato, solo e deluso, che non ha più la forza di voler cambiare la propria condizione. Un essere estremamente combattuto tra il bene e il male, una creatura succube del male. Proprio questa umanità, piena di polvere e sfinita, oggi è chiamata ad alzare il proprio volto martoriato e pieno di lacrime. Coraggio! L'universo ha un re. Questo re si chiama, ci chiama, e proprio lui ha nelle mani le sorti segrete del mondo. La sua provvidenza guida gli eventi. Noi, che per grazia crediamo nel Signore Gesù, abbiamo infatti la certezza che la vittoria dell'amore è già in atto perché il Padre, sacrificando il Figlio, immacolata vittima di pace, sull'altare della croce, ha dato inizio alla realizzazione di un regno che non sarà mai completamente di questo mondo, ma da cui questo mondo non deve essere escluso, regno di verità e di vita, di santità e di grazia, di giustizia,
di amore e di pace, è ciò che leggiamo nel prefazio odierno. Egli chiama tutti noi a riprendere coraggio, chiama tutti coloro che sono intossicati dal denaro, dal successo, dalla carriera, a liberarsi da tutto questo per bere acqua fresca. Ancora oggi è possibile essere felici, a patto di entrare nel più profondo di se stessi e di piantare il vessillo di Cristo Re, direbbe Sant'Ignazio di Loyola, nelle pieghe più nascoste della nostra anima. Solo affidandoci a Lui potremo cogliere il senso del vivere, solo incontrandoci con Lui potremo trasformare la nostra esistenza in una grande festa. Non è impossibile, si deve solo avere il coraggio di provare. Sarà molto duro, ma il successo è assicurato. Perché, come dice il ritornello del Salmo odierno, tu mi conduci, Signore, nel regno della vita. Ed è con queste parole, cari amici, che auguro a tutti di terminare, concludere bene questo anno liturgico. Siamo ormai vicini all'Avvento e questo tempo ci preparerà ancora alla nascita di Gesù. A tutti voi che seguite queste meditazioni non posso non ricordare l'evento del 4 dicembre. Alle 17:30, nella Basilica di San Pietro, all'altare della tomba di San Pietro, il cardinale Comastri celebrerà una messa in suffragio di Santina nel secondo anniversario della morte. Il tempo passa celermente. E la sera alle ore 19 ci incontreremo all'Hotel Executive Style Hotel in via di Torre Rossa 80 per riflettere sulle opere di solidarietà che Santina ha iniziato con la sua fondazione nella striscia di Gaza. Il giorno 9 di dicembre, poi, la presentazione del suo libro Quando sono debole e allora che sono forte. Per tutte le informazioni guardate il nostro sito rocciadelmiocuore.it. Grazie e buona domenica a tutti.